La vita è una questione di equilibri, a passo svelto e a schiena dritta. Siamo a Padova, in Piazza del Santo, Basilica di Sant'Antonio, a fare da sfondo ad un nuovo appuntamento di Grazie Dottore, la salute per davvero. Ben ritrovate amiche e amici, ma siamo venuti a passo svelto da Piazza Sant'Oronzo, da Lecce, per raccontarvi la storia di due uomini, Piero, un camionista salentino, che non riusciva a stare a schiena dritta, e dall'altro lato un camice bianco, ma prima ancora un uomo e un professionista, il dottor Luca Antonelli. Quei problemi sono incominciati nel 2015, ho cominciato ad avere dei dolori lancinanti alla schiena, anche sul lato sinistro, e non riuscivo più né a camminare, a guidare, insomma un sacco di problemi. La notte mi svegliavo con dei dolori mostruosi, avevo il paci, quindi si rigidivano in una maniera tremenda, urlavano, intanto che mia moglie si spaventava nel letto. E poi a scendere le scale avevo dei problemi, non riuscivo a scendere, mi dovevo mantenere ai passamani. Non riuscivo neanche a prendere il caffè la mattina presto, non riuscivo neanche a stringere bene le mani. Poi piano piano la giornata, e poi subentravano i dolori della schiena, di nuovo sul camion o quando uscivo dalla macchina. Non riuscivo più a finire la giornata, praticamente arrivavano le 10, le 11 della giornata e ero già cotto, non ce la facevo più, dovevo sospendere il lavoro. Inizialmente, per vedere che cosa ho, sono andato al medico curante e mi ha proposto la risonanza magnetica. Da questa è uscito che avevo una discopatia degenerativa, ancora in fase leggera, nel 2015 questo era. Nel 2018 i dolori sono aumentati in maniera esponenziale. E tramite un amico che conosceva il dottore Antonelli, quando mi ha visitato mi ha riproposto un'altra risonanza magnetica. Infatti dai dolori che avvertivo io ho detto qui la situazione è un po' peggiorata sicuramente. Questo amico era stato già operato dal dottore Antonelli e l'operazione ho visto che è andata bene, quindi sono andato in piena fiducia, tranquillamente. Piero venne appunto a visitarsi da me perché era affetto da una lombalgia di notevole entità. Lui fa il camionista, quindi è costretto a stare in una posizione seduta per molte ore durante la giornata, e quindi mi raccontava che doveva proprio necessariamente fermarsi più volte durante il viaggio di lavoro perché non riusciva più a stare seduto. Quindi ecco, questo già era un sintomo che per lui era molto molto pesante. Al primo appuntamento il professor Antonelli mi ha riproposto di fare un'altra risonanza magnetica ad alto campo. La risultanza della risonanza, ecco, non giustificava apparentemente la gravità dei sintomi. Ecco perché poi siamo stati abbastanza incerti, no? Prima di affrontare l'intervento. Ho voluto rendermi veramente conto, nell'arco di qualche mese, della gravità dei sintomi. A questo punto mi ha detto che l'unica soluzione era intervenire, anche perché ormai le operazioni sono mini-invasive, non sono più come una volta. Alla fine mi sono convinto anch'io a proporgli un intervento, diciamo, moderno, mini-invasivo, che è stato studiato appositamente per la risoluzione di questi dolori che arrivano dal disco. Per andare a Padova sinceramente siccome ho un po' di paura dell'aereo
tutta mia moglie è assolutamente contraria. Siamo andati in macchina. Lei già cominciava a pensare per il ritorno, dice come dopo l'operazione come facciamo a tornare in macchina. Vabbè, non ti preoccupare, poi guidi tu piano piano. Quando siamo arrivati lì alle 8 di mattina ci hanno accolto subito. Dalle 8 che sono entrato, alle 9 avevo già completato tutti gli esami. I pazienti che afferiscono alla casa di cura Villa Maria per quello che riguarda la chirurgia vertebrale sono pazienti molto particolari e di conseguenza cerchiamo di dare un'attenzione che vada a tutto tondo per il paziente, sia per quello che riguarda la patologia stessa ma anche per quello che riguarda il contorno, quindi i familiari e la degenza. La storia del signor Piero, che è uno dei tanti pazienti che arrivano soprattutto dal sud Italia, è una di quelle storie in cui naturalmente tante persone arrivano a Villa Maria e qui hanno trovato la loro soddisfazione per la chirurgia spinale fatta dal dottor Antonelli. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare il dottor Antonelli un paio di anni fa e da qui con lui siamo partiti per quella che riguardava la chirurgia spinale. Noi da qualche anno ci occupiamo di chirurgia spinale, è diventato in questo momento il core business della struttura, con più di 600 interventi di alta complessità spinale all'anno, con la quale abbiamo ottenuto veramente ottimi risultati. È un gruppo operatorio molto giovane, quello della Casa di Cura Villa Maria di Padova, e molto giovane però con personale comunque di comprovata esperienza in ambito ortopedico. Ero già nella stanza di ricovero. Con l'anestesista ci siamo un po' scambiati qualche battuta e poi aspettavo di vedere il professor Antonelli in sala, perché se non vedi il professore stai sempre un po' sulle due, no? E poi lui è arrivato, mi ha salutato, per il momento mi sono tranquillizzato. Anche perché mettere le mani alla colonna vertebrale, insomma, non è una cosa di tutti i giorni, no? È un retaggio antico della vecchia chirurgia vertebrale, dove in realtà ci si focalizzava un po' forse troppo sull'ernia del disco, sulla sciatica, si faceva un po' risalire tutto alla compressione della radice e forse ci si focalizzava un po' meno sulla biomeccanica invece del segmento vertebrale. E quindi piano piano negli ultimi, diciamo, 10-15 anni si è sviluppata tutta questa nuova chirurgia per via anteriore, ecco, focalizzata proprio a questo, cioè a ridare una stabilità del segmento vertebrale molto molto valida e soprattutto con tecniche mini-invasive, cioè dove non vai a distruggere i muscoli posteriormente, ma vai a posizionare delle protesi, delle cage al posto del disco vertebrale e con l'obiettivo appunto poi di stabilizzare anteriormente la colonna senza toccare, diciamo, o toccando solamente molto poco i muscoli posteriori, no? E quindi con tecniche mini-invasive anche percutanee posteriori e laterali per via addominale, dove vai a divaricare semplicemente le strutture addominali senza intaccarle, riesce a fare un intervento dove appunto la mini-invasività vera, ecco, viene rispettata, che non è certamente l'incisione più lunga o più corta, ma è il rispetto, il cosiddetto concetto del tissue sparing surgery, cioè la chirurgia che cerca di risparmiare al massimo tutti i tessuti del corpo umano. L'intervento di Piero è consistito in una tecnica cosiddetta XLIF, ovvero Extreme Lateral Interbody Fusion, per via addominale, attraverso una piccola incisione di circa 3 cm sul fianco sinistro, attraverso la quale si giunge nella cavità retroperitoneale, quindi tutto nel grasso alla fine, nel tessuto adiposo retroperitoneale, che viene divaricato semplicemente fino a che si espone il muscolo psoas, che sta vicino alla colonna, su questa zona. E dentro il muscolo psoas poi vengono posizionate delle cannule successive con una specifica neuromonitorizzazione, cioè che ci consente di capire dove questo probe si trova esattamente all'interno del muscolo, cioè quanti millimetri io sono lontano dalle strutture nervose, e quindi mi fa lavorare in tutta sicurezza. Una volta che io posiziono il divaricatore nell'addome, sono tranquillo, posso operare, posso togliere il disco malato e inserire la protesi al posto del disco. La seconda fase consiste poi, per via posteriore, attraverso piccole incisioni percutanee, si riescono a bloccare le due vertebre con delle viti in titanio
un intervento di 20-25 minuti, posteriormente senza toccare i muscoli, attraverso i muscoli si passa, quindi una piccola incisione, e questo ovviamente ha effetti poi nel post-operatorio, soprattutto sulla sintomatologia dolorosa. Tant'è che appunto Piero il giorno dopo si è alzato e insomma si stava bene, ha iniziato a camminare per il corridoio dell'ospedale. Nel post-operatorio i pazienti qui operati in Villa Maria svolgono subito un'attività riabilitativa importante, in quanto già il giorno dopo l'operazione vengono mobilizzati, messi seduti bordo letto, addirittura alzati e fatti camminare. Rimettersi in piedi è stato come incominciare a camminare di nuovo quando sei bambino. I primi passi non riuscivo a coordinarmi bene con i movimenti, però già dopo 10 minuti, un quarto d'ora andavo su e giù nell'ospedale, tanto anche che l'infermiera si era meravigliata, cioè già cammini in questo modo, dico mi sento di camminare, infatti il dottore mi ha detto cammina finché ti senti, non c'è problema, e poi ti riposi. Dopo un paio di giorni insomma già facevo le scale dell'ospedale tranquillamente. Vediamo i pazienti molto contenti, molto felici di essere approdati a Villa Maria. Ecco. Noi oltre che la chirurgia spinale facciamo tutto quello che riguarda la chirurgia di alta complessità, quindi protesi di ginocchio, protesi d'anca e tutto quello che riguarda l'ortopedia. Stiamo specializzandoci proprio su questo settore, vogliamo diventare un punto di riferimento per tutto quello che è la chirurgia ortopedica. Ci sono molto poche le case di cura che approcciano a questo tipo di intervento. Sono interventi molto delicati, per i quali ci vuole una preparazione particolare. Con il dottor Antonelli noi facciamo dei briefing, che si può dire quotidiani, ci incontriamo molto spesso, ma non solo con lui e con tutte le aziende che ci supportano dal punto di vista per esempio del materiale impiantabile. Il signor Piero, appunto incredulo nel suo post ricovero, tant'è che è tornato a casa da quello che ci risulta anche in macchina con la moglie. E quando sono uscito dall'ospedale, facendo anche un po' di pressione su mia moglie, al ritorno ho guidato anche per un tratto io di strada, anzi un tratto, da Bologna fino ad Ancona senza nessun tipo di problema. Piero ha fatto il monello, che non succeda mai più. Noi dobbiamo essere sempre molto prudenti e consigliare i pazienti alla prudenza dopo questi interventi, anche se in cuor nostro sappiamo che sono interventi che ti garantisco ti possono far fare questo dopo anche pochi giorni dall'intervento. Grazie dottore, vuol dire grazie equipe. Grazie dottore vuol dire grazie a mille figure professionali che si intersecano. Non dimentichiamoci il radiologo, non dimentichiamoci il tecnico di radiologia, ma tutti quelli che collaborano affinché si raggiungano obiettivi importanti come in questa casa di cura. Grazie dottore. È tutto per noi, quello che ci dà la spinta per andare avanti ogni giorno su questa chirurgia così difficile, così rischiosa, è proprio questo, cioè la gratitudine dei pazienti che dopo l'intervento insomma stanno di nuovo bene e quindi si ricordano di te. Grazie dottore.